Tra le rose abbiamo anche i sapori antichi di Simona, questa azienda che ci fa assaporare dei dolci meravigliosi. Vediamo qui con cioccolato, con mela, marmellate. Con le ciliegie, ci sono delle torte ripiene delle ciliegie, un frutto di stagione, delle fragole. Abbiamo questa, una ricetta molto antica fatta con l'olio di oliva e dentro c'è marmellata di albicocche. Per l'occasione dei biscottini da pasta frolla fatti a forma di rose. Mi diletto un po'. Una queste passione. Marmellate con tanti colori, le produce lei? Sì, la frutta nostra che la trasformo, quella è di Mori di Gelso, un frutto antico. Poi abbiamo le albicocche, chiara e scura, perché abbiamo un albero di albicocca che ha la buccia rossa, e le nostre ciliegie. Quindi ciliegie, albicocche chiare e scure, e naturalmente anche, come abbiamo detto, l'altra particolarità che è? Le more di gelso. More di gelso, un frutto antichissimo che si sta riscoprendo giorno dopo giorno, soprattutto tra le erbe officinali e i frutti officinali. Quindi noi ringraziamo per aver accolto noi della troupe televisiva e soprattutto i nostri amici che da casa vogliono assaporare i prodotti tipici della Sabina e conoscere tutti i sapori più antichi che tramandiamo. Grazie mille. Come possono fare i nostri amici a contattarvi e dove? Abbiamo qui, io ho un laboratorio qui a Firenze Abina, c'è il numero di telefono, io ho un laboratorio, quindi non ho un punto vendita, è tutto su ordinazione. Bene, allora la ringraziamo e a presto. Arrivederci, grazie.